Sì, è stato difficile entrare a partita in corso con quei ritmi. Ma sì, diciamo che non ero proprio caldo come se dovessi giocare dall'inizio, però sapevamo di questo piccolo problemino di Kevin, quindi avevo fatto già un preriscaldamento che mi ha permesso di non entrare proprio a freddo, quindi sì, sicuramente inizialmente non è stato semplice, però ci ho messo meno del previsto per trovare, insomma, per essere caldo al punto giusto per riuscire a reggere i ritmi. Era un test importante questo per la Roma, venire qua a vincere è un segnale al campionato? Ma sì, sapevamo che era una partita non semplice perché è giocata contro una grande squadra, ma volevamo vincere, come, insomma, prepariamo tutte le partite per vincere. Questa è andata bene e siamo contenti. Ci eravamo lasciati a Baku con una prestazione non perfetta. Qui invece la Roma ha fatto due gol, è riuscita a fare una partita equilibrata. Cosa vi ha detto il tecnico in questi tre giorni? Ma Baku è stata una partita complicata per tanti aspetti, nel senso che abbiamo riscontrato anche i due infortuni di Perotti e De Frel, il campo non era un granché, il meteo, il viaggio, quindi c'erano tante varianti che poi alla fine se perdi diventano alibi, però alla fine penso che contino, quindi nonostante questo siamo riusciti fino alla fine a tenere botta e a vincere la partita, e anche oggi abbiamo, penso, fatto quello che dovevamo, ossia giocare questa partita che non era assolutamente semplice come quella di Baku, però alla fine abbiamo portato a casa il risultato, forse anche giocando meglio, però abbiamo portato a casa il risultato, era questo l'importante. In questo stadio sempre grandi partite, Pellegrini. Sì, diciamo che l'anno scorso avevamo perso, però almeno quest'anno siamo riusciti a vincere, questo è importante. Che gli hai detto a Florenzi, che ti ha levato un assist quando lo stai mandando un po'? Sì, no. Più che altro era per lui, perché mi sa che quando ha segnato ero più contento io di lui, quindi mettergli poi io magari la palla era proprio la ciliegina sulla torta, però l'importante è che ha segnato e che è tornato, è un ragazzo speciale, quindi se lo merita. Senti Lorenzo, siete soddisfatti di questa prima parte di stagione? Comunque sono stati giocando una serie di partite, ora c'è la sosta, siete soddisfatti? Ma sì, assolutamente, credo di sì. Nel senso, io sono molto soddisfatto sia di quello che sto facendo sia di quello che ha fatto la squadra, perché comunque abbiamo fatto questo filotto importante di vittorie che ci dà un certo tipo di mentalità per proseguire la stagione. Quando rientreremo dalla nazionale avremo una partita difficile contro il Napoli, ma cerchiamo di prepararla benissimo in maniera da portare a casa il risultato anche con loro, anche perché giochiamo in casa. Lorenzo, grande partita anche voi, avete vinto finalmente una partita contro una grande, per la prima volta avete giocato contro una grande squadra e avete vinto. Quindi tu stavi dicendo prima la prossima è con il Napoli, però dopo aver vinto quattro partite contro le squadre considerate un po' inferiori, finalmente contro una grande squadra. Vi sentite tali anche voi? Ah sì, assolutamente, ci sentiamo una grande squadra, questo è sicuro. Poi insomma non è mai semplice vincere anche con delle squadre che magari sulla carta possono sembrare non al tuo livello, anche perché lo sappiamo bene, a Roma è successo già tante volte, quindi non era assolutamente scontato che vincessimo tutte le partite, l'abbiamo fatto, adesso ci godiamo un pochino questa pausa e poi ripartiamo forte. Grazie. Ciao, grazie.